Bien, buenas tardes a todos. A continuación nos va a hablar Luca Malagioli, que como buen genovés nos hablará del realismo jurídico. Y después la contraponencia irá a cargo de Guillaume Robeston, de la Universidad Paris-Nanterre. Adelante. Muchas gracias. Hablaré en italiano, les pido disculpa. Innanzitutto, doverosamente, ma non per questo meno sinceramente, vorrei ringraziare gli organizzatori per questo invito e per questa opportunità di discutere con voi alcuni dei temi su cui sto lavorando in questo periodo. Sono certo di poter contare sull'aiuto di tutti i presenti per individuarne gli eventuali punti problematici e discuterli approfonditamente. Non so se sono davvero un buon realista genovese, ma effettivamente parlo di realismo giuridico americano. Nello specifico parlo di Carl Llewellyn e del suo contributo all'antropologia giuridica. Questo è il primo obiettivo della mia relazione. Contributo all'antropologia giuridica che si esplica nelle proposte teoriche, in alcune delle proposte teoriche, che sono rinvenibili in The Cheyenne Way, il testo che Llewellyn compone nel 1941 a quattro mani con Hebel, che è un antropologo di cui dirò qualcosina fra poco. Dicevo però che c'è anche un secondo obiettivo, un po' più generale e forse più ambizioso della mia relazione, ed è quello cioè di leggere Llewellyn e Llewellyn di queste proposte teoriche come un caso particolarmente significativo, se non direttamente paradigmatico, della caratura teorica e delle ambizioni filosofiche del realismo giuridico statunitense. Insisto su questo punto perché, come è noto, a lungo sul realismo giuridico americano ha pesato il verdetto non propriamente favorevole di Herbert Hart, secondo il quale l'insieme delle tesi sostenute dagli autori legate a questa corrente, non è chiaro veramente quali autori e quale tesi avesse in mente esattamente Hart, ma questa magari la teniamo per un'altra puntata. Dicevo, l'insieme di queste tesi fosse viziato da gravi inconsistenze ed esposto a critiche pressoché fatali, al punto che, come ha detto opportunamente Brian Leiter, sembrerebbe quasi in questa prospettiva che il realismo giuridico americano non sia una seria proposta teorica, ma una sorta di philosophical joke. Allora, come è noto, negli ultimi anni questa immagine del realismo giuridico americano è un po' cambiata in ambito teorico, ad opera di vari autori, potrei citarne molti, mi vengono qui in mente i nomi di Susan Hack, Thomas Gray, naturalmente lo stesso Brian Leiter, che hanno un po' revocato in dubbio, almeno parzialmente, questo verdetto di Leiter. Però è interessante che a questo ripensamento non si sia accompagnata, almeno non sempre, una rivendicazione della dignità filosofica del realismo giuridico americano. Anche in pagine insospettabili, come quelle dello stesso Leiter, un testo che trovate citato nel paper in conclusione del 2002, si leggono frasi sorprendenti, come questa: Realists, American realists, never made explicit their philosophical presupposition about the nature of law or their conception of legal theory. Ecco, io vorrei provare sommessamente, modestamente, a mostrare che per Llewellyn, e forse non solo per Llewellyn, le cose non stanno proprio così. Llewellyn non sembra avere nessuna particolare titubanza o timidezza nell'esporre la sua concezione di che cos'è, di che cosa fa la teoria del diritto e soprattutto di come si colloca la teoria del diritto nei confronti delle scienze sociali. Vabbè, come direbbe De Gaulle, è un vasto programma. Il tempo è poco, quindi io sarò fortunato se riuscirò a dire qualcosa sul primo punto e accennare qualcosa su questo secondo. Magari nella discussione avremo modo di tornare sopra. Allora, The Cheyenne Way. The Cheyenne Way è un testo che ha avuto delle fortune un po' strane, nel senso che per gli antropologi del diritto è un classico, non si discute, come Malinowski, come poche altre opere, e ha la tipica carriera di un classico, osannato, detestato, criticato violentemente, ripensato, ripescato, insomma, tipica vicenda di un classico per la sua disciplina. Per i giuristi, invece, è una specie di strano oggetto. Si sa che fa parte della produzione di Llewellyn e basta. Se ne sta lì come un vecchio cimelio del nonno su uno scaffale a prendere polvere. Nessuno sa bene a che cosa servisse, si conserva per ragioni affettive. È un peccato, però, perché The Cheyenne Way è un testo molto interessante. Molto interessante anche per la sua genesi, perché è un episodio piuttosto edificante di collaborazione interdisciplinare, che sarebbe quella cosa che tutti dicono che è tanto bella, che tutti raccomandano di fare, ma che pochi poi fanno davvero.
Allora, non ho tempo naturalmente di raccontarne un po' nel dettaglio la vicenda, dico due cose per inquadrare il tema, trovate tutto nel paper. Allora, nei primi anni 30, Ebel, che è un antropologo, studia appunto antropologia alla Columbia University. La Columbia University di quegli anni è il centro, uno dei centri di eccellenza dello studio dell'antropologia. Ci sono Franz Boas, Ruth Benedict, Linton e tanti altri. E lui ha un progetto di tesi di dottorato interessante. Vuole studiare le culture, le società degli indiani americani, gli indiani delle pianure cosiddetti, soprattutto lui pensa a Comanches e Cheyenne, vuole studiarle dal punto di vista giuridico, cioè qual è il ruolo del diritto in queste culture, in queste società. I suoi augusti maestri non hanno particolare entusiasmo per questo progetto, sono piuttosto scettici perché in qualche modo sembrano abbracciare una sorta di concezione austiniana molto, molto rigida, per cui dicono sostanzialmente in queste tribù non si capisce bene chi sia il sovrano, ci sono degli organi che sì potrebbero, ma insomma hanno competenze fluide, non assegnate in modo netto, non si capisce quali siano i tribunali, non si capisce bene quali siano le sanzioni, insomma non hanno diritto. Però siccome diritto in senso proprio, ma siccome però poi notavano che queste tribù funzionavano abbastanza bene dal punto di vista organizzativo, allora vabbè, tutto è tenuto insieme da consuetudini, da regole sociali di un qualche tipo che però non possono essere definite diritto. Vabbè, nonostante questo scetticismo, diciamo gli antropologi della Columbia mettono Ebel in contatto con Llewellyn. Llewellyn è un giurista già noto, si sa che è eterodosso, si sa che ama le avventure intellettuali più strane e si sa soprattutto che è molto interessato a sociologia e antropologia. Anche qui non ho tempo di dilungarmi su questi aspetti, mi limito a dire solo due cose. Allora, l'interesse per la sociologia e per l'antropologia è molto radicato nell'opera di Llewellyn, è costante, e ha perlomeno due matrici. Una che ha a che fare con i suoi studi a Yale e con l'eredità di William Graham Sumner. Sumner è ricordato soprattutto come darwinista sociale, oggi diremmo un ultraliberista. È anche questo, ma non è solo questo. È uno dei padri della sociologia negli Stati Uniti ed è soprattutto l'autore di Folkways, che è uno dei primi testi sociologici che lavorano sociologicamente sulle nozioni di uso, consuetudine, costume, eccetera. Ovviamente un testo molto criticato anche da Llewellyn, ma che sempre resterà per Llewellyn un riferimento importante. The Cheyenne Way, Folkways, già dai titoli si capisce quanto questo. L'altra matrice è una matrice europea invece, ed è niente meno che l'opera di Max Weber. Opera di Max Weber che Llewellyn, grazie ai suoi trascorsi tedeschi, anche bellici, poi magari ne parleremo, ha modo di leggere in lingua originale e prima che Weber diventasse di moda, diciamo. Allora, la questione dell'influenza di Weber su Llewellyn è questione vastissima che non ho la pretesa di esaurire qui, anzi, meno di cominciare a parlarne seriamente, anche perché bisognerebbe esaminare molti più testi dell'opera di Llewellyn. Mi limito a dire che Ebel e altri hanno ritenuto che l'opera di Llewellyn fosse, cito proprio la frase esatta, deeply rooted negli scritti di Max Weber. È un giudizio pesante, non proverò ad argomentarlo, mi sento solo di dire che esistono solidi elementi per pensarla in questo modo. Va bene, velocemente la collaborazione fra i due, Ebel e Llewellyn, funziona. Ebel riesce a comporre la sua tesi di dottorato dedicata ai Comanches. Incoraggiati da questo successo, i due cominciano a lavorare a un progetto sui Cheyenne. Allora, che è appunto The Cheyenne Way. The Cheyenne Way si apre con una critica molto forte a quello che era considerato all'epoca la linea guida per lo studio antropologico del diritto in queste società, quello che loro denominano l'ideological approach, che era usato per esempio da Ralph Linton, che è un importante studioso di Comanches e Cheyenne. In cosa consisteva questo ideological approach? Sostanzialmente, come si faceva a studiare il diritto in queste società? E si applicava questo metodo che era teso all'accertamento di norme o di regole di derivazione consuetudinaria e per comporne una sorta di quasi codice, no? E queste norme dovevano norme che esprimessero modelli di condotta, right ways, cioè parametri su cui misurare il comportamento degli agenti e dei partecipanti alla pratica sociale. Allora, qual era il metodo per accertare queste regole? Semplicemente delle interviste sul campo ai membri di queste tribù, interviste condotte per mezzo di quesiti del tipo: qual è la norma relativa a X al furto?
Oppure, quali sono le conseguenze giuridiche previste per il caso Y, un caso ipotetico, diciamo, che veniva sottoposto a questi intervistati? Allora, quasi sempre questi intervistati davano quel tipo di risposta che, per dirla con una frase cara ai sondaggisti, sarebbe non sa, non risponde. Nel senso che non riuscivano a formulare le norme di cui erano richiesti, né a dare risposte che non fossero dipende, bisogna vedere. Per questo, per questa ragione, si tendeva a pensare che queste società non avessero diritto, appunto. Bene, Ebel e Llewellyn hanno due critiche da muovere a questo approccio. La prima è antropologica. Se lo scopo è indagare il diritto in società, tra virgolette, primitive, cosa vuol dire primitive? Società che non hanno le istituzioni organizzate come le società occidentali moderne, non hanno lo Stato, non hanno tutta una serie di requisiti di questo genere, e, diciamo, popolazioni che non pensano in termini di norme. Dunque, chiedergli questo è un po' strano. Chiaramente si otterrà una risposta negativa, ma non si capisce che cosa sia dimostrato con questa risposta. C'è poi una critica giuridica, no? Allora, qui sembra che il punto sia mettere insieme questo codice. Una volta ottenuto questo codice, con ciò si sarebbe spiegata completamente, esaustivamente, la pratica giuridica di queste culture. E come se mi passate l'espressione, la law in books, chiaramente non sono books, però facciamo a capirci, bastasse ad esaurire il funzionamento di una cultura giuridica. E poi, tra l'altro, non sembra presente l'idea che ci possano essere, non so, conflitti fra queste norme, che le cose possano essere complicate, insomma, che ci possano essere problemi di vario genere. Nel testo faccio anche un breve riferimento alla nota distinzione paper rules, real rules, mostrando come queste critiche all'ideological approach possano illuminarne alcuni aspetti. Non ho il tempo di esporla qui, mi scuserete, magari ne parleremo nella discussione. Qual è la controproposta di Ebel e Llewellyn? Allora, la controproposta è questa: l'adozione di un metodo che loro chiamano il trouble case method. Cioè, questo metodo avrebbe il primo scopo di superare questo ostacolo della reticenza degli informatori, no? Questi non pensano in termini di norme, come diavolo facciamo a indagare il diritto con gente di questo genere? Bene, da notare che questo metodo non pretende di esaurire gli strumenti con cui un antropologo deve affrontare queste questioni. Non pretende neanche di sostituire in toto, si badi, l'ideological approach, vuole solo integrarlo, vuole solo, diciamo, si propone come uno strumento ulteriore per studiare un oggetto con peculiari caratteristiche. Allora, l'idea è quella, anche qui, di lavorare su testimonianze, fra l'altro testimonianze anche indirette, perché c'è tutta una questione etnoantropologica, nel senso che la fase di fioritura della cultura Cheyenne è situata almeno una generazione o due prima del lavoro di Llewellyn e Ebel, quindi c'è tutto un problema sulle testimonianze indirette. Non mi soffermo su questo perché è questione etnoantropologica, basti dire che la metodologia che loro mettono a punto è abbastanza raffinata da costituire un piccolo classico in questo tipo di indagini, quindi magari se volete ne parliamo, però non la darei per problematica qui. Allora, l'idea è quella di lavorare su quelle che loro chiamano actual disputes, cioè delle controversie, vedremo magari cioè controversie che possono essere di vari tipi. E l'idea è quella di ricostruire e studiare le circostanze in cui è insorta questa controversia, la condotta messa in atto da ciascun partecipante, le azioni eventualmente intraprese da altri agenti, e in questo caso da quali agenti, l'argomentazione e ragionamento dei decisori e gli effetti della decisione sulle parti, nonché più in generale sui futuri trouble cases e sulla, la vita complessiva del gruppo. Magari poi su questo torneremo. Allora, vi leggo una brevissima citazione che forse può aiutare un po' a chiarire che cosa ha in mente Llewellyn e che cosa ha in mente Ebel. The case of trouble is the case of doubt, or is that in which discipline has failed, or is that in which unruly personality is breaking through into new paths of action or of leadership, or is that in which an ancient institution is being tried against emergent forces. It is the case of trouble which makes, breaks, twists, or flatly establishes a rule, an institution, an authority. Allora, per capire bene che cosa avessero in mente, io, tempo permettendo, avrei preparato un breve riassunto di uno dei casi che loro analizzano. Loro analizzano un grande numero di casi, poi magari su questo diremo qualcosa nella discussione.
Allora, il caso è il seguente. Questi indiani, la cosa caratteristica è che hanno spesso dei nomi piuttosto pittoreschi e che rendono il loro carattere in maniera eloquente. Sono anche nomi piuttosto lunghi, quindi lo citerò una volta sola. Vedete di ascoltarlo in modo... Sticks everything under his belt, si chiama questo indiano, quindi dà l'idea di un carattere piuttosto deciso, decide di cacciare da solo il bisonte. Allora, il caso of trouble insorge perché questo indiano dichiara tranquillamente, fa questa dichiarazione che a noi sembra piuttosto pacifica: ho intenzione di cacciare il bisonte per conto mio. Sembra una dichiarazione, come dire, vado a comprare le sigarette. Invece no, è un caso inaudito e potenzialmente eversivo. Perché? Perché, e questa, qui scatta l'analisi di Llewellyn Hubble, noi apprendiamo che evidentemente la caccia al bisonte, non solo da questo caso ma da altri casi analoghi, è una delle attività fondamentali per la sussistenza del gruppo e dunque anche un'importanza culturale particolarmente rilevante. Ed è un'attività strettamente disciplinata, che può avvenire, apprendiamo, solo collettivamente e solo entro un certo, direi, reticolo di regole. Bene. Questo indiano dice: io voglio cacciare da solo, voglio cacciare per me, ma voglio essere, continuare a essere parte della tribù. Chiede una sorta di dispensa. Bene, allora, data l'eccezionalità della situazione, si riuniscono due organi, a sezioni unite, potremmo dire, il consiglio dei soldier chief, dei capi guerrieri, e il consiglio dei tribal chiefs. Sembra che abbiano funzioni uno guerresche e l'altro civili, ma in realtà poi spesso si sovrappongono le loro competenze. Entrambi hanno sia funzioni legislative che giudiziarie. E decidono per l'ostracismo. Il ragionamento è il seguente: se vuole essere fuori dalle regole della tribù, che ci resti. È ostracizzato. E l'informatore dice: questo prima di allora si era fatto solo per l'omicida, nel caso dell'omicidio. Era la sanzione prevista per l'omicidio. Nessuno potrà dargli aiuto, non potrà parlargli o fumare con lui. Non mi soffermo sulle valenze culturali del fumo presso gli indiani perché il genere western le ha illustrate a dovere, quindi le do per assodate. Se qualcuno violerà questa interdizione dovrà intraprendere una sun dance. La sun dance è un rituale molto complesso di espiazione, ma anche di molte altre cose, che consiste in sofferenze autoinflitte. In questo caso un digiuno di più giorni, diciamo. Va bene, dopo sette anni che questo è esiliato dalla tribù, uno dei suoi parenti, che è un capo, questo è interessante, sollecita la sua riammissione e dice: io mi farò carico della Sundance. Si riuniscono di nuovo i due consigli di qui sopra e deliberano. Se l'esiliato ritira la sua intenzione di voler cacciare solo, se dichiara di accettare, diciamo, i costumi e le consuetudini in toto, potrà rientrare nel gruppo. Quindi ritirata, direi, la minaccia di questa violazione, può essere ritirato anche il bando. Questo è il Cave of Trouble. Non ho tempo di soffermarmi oltre, ci sarebbe tantissimo da dire anche su come è stato utilizzato successivamente dagli antropologi, ne parleremo se vorrete. Allora, quanto tempo mi resta? Ho perso il conto. Dicevo, devo esporre 20 minuti, benissimo. Vedrò di farmi ribastare. Grazie. Allora, questo è il metodo, il Case of Trouble. Vediamo la teoria che sta dietro questo metodo, su cui questo metodo si sorregge. È la famosa Low Jobs Theory di Llewellyn. Allora, una dei contenziosi che avevano teorici, che avevano Hubble e Llewellyn, era che Hubble, e strano, questi antropologi sono tutti ostiniani a quanto pare, perché Hubble gli diceva: ma mettiamola una definizione di diritto, scusa, dobbiamo parlare, e invece Llewellyn rifiuta di adottare una definizione di diritto. A pagina 12, se non erro, del paper trovate un testo dove loro discutono e Llewellyn dice una cosa interessante, dice trova fuorviante procedere per definizione, perché dice anche la definizione meglio tornita fatalmente finirà per abbracciare implicare in qualche modo un certo riferimento a date istituzioni, a dati contesti, e quindi taglierà fuori qualcosa. Una teoria del diritto deve funzionare diversamente, deve essere più ecumenica, deve essere capace di abbracciare, nel modo corretto naturalmente, insomma, tanto una realtà come una tribù Cheyen come, direi, una realtà come uno stato contemporaneo. E lui dice: io piuttosto preferirei adottare a Weberish ideal type, un tipo ideale weberiano.
A pagina 12 trovate anche la definizione, cioè quello che lui dice dovrebbe stare in questo ideal tipo, non mi soffermo sul punto, e dice chiaramente che insomma, pone requisiti molto esigenti per questo ideal tipo, però dice anche nell'attesa di metterlo a punto possiamo fare un'altra cosa, possiamo identificare, dice, alcuni compiti, alcuni jobs appunto, che ogni gruppo, direi, ciascuna società o gruppo, lui preferisce parlare di gruppo, vediamo adesso che intende, in qualsiasi, qualunque sia il suo grado di sviluppo o di istituzionalizzazione, svolge. Quindi lui dice, ogni gruppo, indipendentemente dalla sua estensione, dal suo grado di complessità, dalla sua persistenza, per sopravvivere come gruppo, vediamo che intende adesso, e per raggiungere i suoi obiettivi, nella misura in cui si può parlare di obiettivi collettivi, anche su questo torneremo, deve assicurarsi che certe esigenze siano soddisfatte e che taluni compiti siano svolti. Allora, per la gioia dei lettori analitici, Llewellyn non esita a dare una definizione di gruppo, non ha dato quella di diritto ma definisce gruppo, e ve la leggo papale papale. Due o più persone che sono impegnate in un qualche genere di attività congiunta e continuativa e che si riconoscono in qualche modo come parte di un tutto. Incluso nel medesimo concetto è un qualche tipo e grado di assunzione di un modello, patterning, di comportamento nel gruppo. Un modello che consente l'incastro, orrenda traduzione, chiedo scusa, interlocking, dice lui, dei comportamenti degli individui, una sorta di interazione, potremmo dire, utilizzando un termine goffmaniano. Implicito nel concetto è anche un certo grado di prevedibilità dei comportamenti, cioè l'idea di potersi formulare attese, aspettative circa i comportamenti del gruppo. Anche qui si potrebbero fare molte analogie con MID, però appunto ci porterebbero lontano. Un altro punto importante su cui Llewellyn insiste è che all'interno di un gruppo possono darsi, e di fatto si danno, vari sottogruppi, ciascuno dei quali avrà le sue proprie esigenze da soddisfare, i suoi propri jobs da svolgere. Per cui, diciamo, più complesso il gruppo, più saranno numerosi i sottogruppi. Può essere che un certo elemento culturale abbia una valenza per un gruppo e un'altra per un altro, e quindi questo pone problemi particolari. Altro termine che dicevo, obiettivi, fini, purpose. Llewellyn è molto attento a utilizzare questo termine in modo da non restare imprigionato in una dimensione meramente psicologistica. Cioè distingue chiaramente fra disposizioni soggettive degli agenti, fini, obiettivi, scopi, e conseguenze sociologiche oggettive. Anche Robert Merton, che ha riflettuto tantissimo su questi temi, come è noto, magari se riesco dirò qualcosina più tardi, cioè fra poco, nota che questa distinzione fra disposizioni soggettive e conseguenze oggettive era già chiara a Sumner. E in questo Llewellyn segue Sumner, riprende Sumner, anzi probabilmente lo sviluppa ulteriormente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è possibile analizzare la genesi, lo sviluppo e le trasformazioni delle pratiche sociali all'interno di un gruppo mediante tutto un ventaglio di possibilità. Da un lato la deliberata e consapevole strategia di problem solving, il perseguimento di fini assunti e magari attraverso pratiche di decisione collettiva, e va bene. Però c'è spazio anche per i mutamenti inconsci, non deliberati, di modelli di condotta in risposta a una serie di sollecitazioni nuove, di mutamenti. C'è spazio, insomma, per quello che Mauro Barberis chiamerebbe le conseguenze non intenzionali di atti intenzionali. Dunque, vabbè, detto questo, quali sono questi love jobs di cui Llewellyn parla? Allora, li elenco brutalmente. Magari forse se riesco dico qualcosina su uno. La risoluzione dei casi difficili. E qui capiamo che il metodo dei trouble cases, dei casi problematici, appuntava a chiarire questo jobs svolto dalle tribù Cheyenne. L'incanalamento preventivo di comportamenti e aspettative per evitare, all'interno del gruppo, per evitare l'insorgere di trouble cases, ma anche per regolare la condotta dei partecipanti. Terzo, l'allocazione dell'autorità e l'organizzazione delle procedure che legittimano un'azione come autoritativa. Questo è fondamentale per distinguere le regole giuridiche da altri insiemi normativi, dicono Ebel e Llewellyn. L'allocazione dell'autorità è proprio quello che discrimina. Vabbè, non ho tempo di diffondermi sul tema, se poi vorrete. La net organization del gruppo e della società as a whole per fornire coesione, direzione e incentivi,
Poi c'è il rincanalamento dei comportamenti e delle aspettative dopo significativi mutamenti nella vita del gruppo, quindi attenzione, c'è proprio un job che ha come scopo fare i conti con i cambiamenti, i mutamenti all'interno del gruppo, e la messa a punto del metodo giuridico. Richiederebbe una trattazione molto ampia. L'idea è che più diventa complicato il gruppo, più ci deve essere una serie del personale specializzato nel gestire tutte le procedure implicate dagli altri jobs, per renderle più fluide all'interno del gruppo. Allora, devo per forza omettere alcune cose. Allora, questa teoria si configura, direi, abbastanza chiaramente come una teoria appartenente alla famiglia del funzionalismo. D'altra parte non è sorprendente, perché in quegli anni lì, anni 20 e 30, il funzionalismo era, direi, nella sua fase di massima fioritura. Allora, definizione di funzionalismo, la dà Malinowski nel 1926. Lui parla dell'antropologia, ma funziona anche per quello di cui stiamo parlando qui. L'antropologia moderna, dice Malinowski, si concentra soprattutto su ciò che è usualmente definito la funzione di una consuetudine, di una credenza o di una istituzione. Con funzione noi intendiamo la parte che è svolta da ciascun fattore di una cultura nello schema generale. Ciascun fattore, schema generale. Allora, come è noto, Merton, in Social Theory and Social Structure, 1949, ma molte riedizioni successive, critica Malinowski. Lui ce l'ha soprattutto con Parsons, ma quello che dice va bene anche per Malinowski, perché dice: va bene il funzionalismo, ma questo è un hard funzionalismo. È un funzionalismo che, per così dire, si compra tutta una serie di postulati che viziano la sua analisi, che non è necessario di cui bisogna liberarsi. Se ho quanti minuti ho ancora? Chiedo scusa. Quanto tempo ho ancora? 10 minuti. 10 minuti, benissimo. Siendo tollerante, muchas gracias. Allora, ho il tempo di raccontarvi brevemente quali sono questi postulati, perché la cosa interessante è vedere se Llewellyn è un hard funzionalist o no, e vedremo perché è interessante. Cioè, allora, il primo postulato è quello della stretta unità funzionale della società, cioè analogia fra società e organismi biologici. Ogni attività, ogni credenza, ogni fattore è funzionale per la società intesa come unità. Chi accetta questa versione del funzionalismo paragona la società a un organismo vivente. Il famoso apologo di Menenio Agrippa, no? Lo stomaco non può ribellarsi contro le altre membra, eccetera, eccetera. Bene, Merton dice che questo non è vero neanche per certi organismi biologici. Quelli, per esempio, noti volgarmente come stelle marine, sono talmente poco integrati che a volte perdono dei tentacoli, perché questi tentacoli vanno da una parte e il resto del corpo va dall'altra. Quindi non è vero nemmeno per gli organismi biologici. Secondo postulato, il postulato del funzionalismo universale. Tutte le forme culturali o sociali hanno un valore funzionale. Non esistono cose inutili all'interno della società o cose che non abbiano un ruolo funzionale. Terzo postulato, indispensabilità. Questo è molto complesso, posso darne solo una versione semplificata. Alcune forme culturali sono indispensabili e insostituibili. Allora la domanda è: Llewellyn cade in questi postulati o no? Allora, secondo Hunt, testo importante, The Sociological Movement in Law, 1978, sì. Llewellyn sarebbe, lui dice, un funzionalista estremo, e questo renderebbe la sua proposta teorica totalmente incoerente, perché da un lato lui insiste sul valore del mutamento sociale, sull'importanza del mutamento sociale, dall'altra sarebbe soprattutto vincolato al primo postulato, quindi tutto ciò, ogni elemento che contribuisca all'equilibrio della società è insostituibile, quindi non si può toccare nulla, se no crolla tutto. Bene, secondo Twining, invece, che è uno dei principali studiosi dell'opera di Llewellyn, in realtà lui non ricadrebbe in nessuno di questi tre postulati. Non c'è bisogno di dare ragione su tutta linea a Twining. Personalmente ritengo che il terzo postulato, di cui Twining dà una versione piuttosto semplificata, Llewellyn non sia del tutto scagionabile dal terzo. Quello che voglio dire qui è che sicuramente Llewellyn non si compra i primi due postulati, perché ha l'idea dei sottogruppi, che è fondamentale per lui, e quindi ha l'idea che all'interno della società non tutto giochi immediatamente, stia immediatamente in una qualche relazione funzionale con l'insieme. Al contrario, possono darsi degli elementi che per alcune sezioni, per alcuni sottogruppi hanno una valenza, per altri un'altra.
E ne cade, direi, nell'idea ingenua che ogni elemento della società abbia una un ruolo funzionale. Perché dico che mi interessa questo? Perché quello che voglio provare a mostrare è che tanto Llewellyn quanto Cohen, che in quegli anni si rifaceva al funzionalismo e che per esempio aveva scritto nel 1935 che va bene adottare un approccio funzionalista, ma funzionalismo non vuol dire quella forma di animismo per cui ogni istituzione sociale avrebbe una funzione da svolgere, vediamo di capire qual è. La mia idea è che né Llewellyn né Cohen, ma oggi parlo di Llewellyn, siano funzionalisti ingenui. Cioè, la cosa interessante è che qui abbiamo non tanto una proposta funzionalista, ma abbiamo qualcuno che recepisce il funzionalismo dall'antropologia e lo ripensa, lo riformula, lo ricalibra e lo restituisce, direi, raffinato, che non vuol dire senza problemi, ma consapevole di almeno alcuni dei problemi che saranno presenti, che Merton ravviserà. Non sto dicendo che Llewellyn ha già fatto il lavoro di Merton, non è così naturalmente. Dico solo che Llewellyn ha delle ambizioni teoriche piuttosto consistenti. Cioè, dialoga, la sua concezione della teoria del diritto prevede il dialogo con le scienze sociali, l'idea di ricevere dalle scienze sociali strumenti, ma anche un'attitudine, diciamo, proattiva verso le scienze sociali. Cioè, la teoria del diritto è una specie di laboratorio, per la peculiarità del suo oggetto, permette, direi, di fungere appunto da laboratorio teorico in cui questi strumenti trovano una sorta di banco di prova, una sorta di messa a punto. E non è l'unico a pensarla così. Quindi forse, tutto sommato, direi, c'è spazio per cominciare a ripensare l'asserzione di Leiter sui giuristi realisti americani come gente che al massimo ha teorizzato qualcosa sull'attività del giudice. No, forse c'è di più. Grazie. Alors, merci beaucoup, Luca, pour... Doucement, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir permis de découvrir le réalisme américain sous son meilleur jour. Et merci de me permettre de me donner la possibilité de critiquer Luca aussi. Alors, donc... Je vais commencer par partir un peu de la critique qui a été faite par Llewellyn, et en tout cas des problèmes qu'il a essayé de résoudre, qui sont les problèmes qu'a rencontré l'ideological approach. Alors, avec la question ou les problèmes qu'ont rencontré à la fois Llewellyn et le département, disons, d'anthropologie de la Columbia, sont ceux de l'accès d'un chercheur qui a forgé son cadre de pensée dans une culture donnée et qui, à partir de ce cadre-là, veut ou doit se confronter avec une culture qui est complètement étrangère à ce mode de pensée. Et alors... Évidemment, je pense qu'on peut être tous d'accord, si on suit le raisonnement de Luca, pour dire que l'ideological approach est effectivement une approche normative, une approche idéologique, en ce sens qu'elle part de d'une certaine définition du droit, qui est peut-être une définition tout à fait justifiée dans le contexte en question, mais de cette définition-là, qui est une définition qui, certainement, justement, part de présupposés qui dépendent de l'environnement culturel du chercheur, qui dépendent aussi, évidemment, du système juridique dans lequel il se trouve, etc. À partir de cette définition-là, non pas de comparer, de mesurer, de chercher à distinguer ce qui pourrait, justement, de faire ressortir les particularités de la culture juridique, par exemple, Cheyenne, mais à l'évaluer, à la juger, et du coup, à en conclure que c'est, par exemple, quelle que soit la tribu indienne considérée, qu'ils ne peuvent pas avoir de droit à partir du moment où leurs pratiques ne peuvent pas être subsumées sous ce concept de droit en question. Alors, le problème qui se pose, il y a deux problèmes principaux qui se posent.
c'est le problème de la recherche en tant que telle, c'est-à-dire quels sont les outils que le chercheur a à sa disposition, peut utiliser pour s'orienter, on va dire, dans l'infinité de la réalité, et pour s'orienter en tant que chercheur qui vient d'un environnement culturel déterminé, dans un autre environnement culturel qui, est-ce qu'il présente des particularités ? Certainement, en tout cas, on présuppose qu'il présente des particularités pour pouvoir étudier ces particularités-là. Donc ça, c'est le problème de la recherche tant que telle. Et c'est le problème qui ressort notamment de l'utilisation des questionnaires en question. C'est qu'à partir de ces questionnaires-là, manifestement, on ne peut pas faire ressortir les particularités de la culture en question pour après pouvoir les analyser en tant que telles. Donc, à partir de là, les Whelan proposent, proposent de contourner ce problème. Mais selon moi, il s'attaque pas au vrai problème, justement, qui est non pas celui des définitions stipulatives, la définition en elle-même, à partir du moment où elle est suffisamment bien construite, suffisamment précise, permet cette définition, il me semble, si elle est bien utilisée, justement de faire ressortir les particularités, par exemple, d'une culture juridique en question. Donc, il semble, c'est ce que j'ai compris de ton texte, il ressort que, que les Whelan vraiment a une espèce de comment dire, ne veut absolument pas s'appuyer sur la définition stipulative, alors même que, bon, c'est la responsabilité de leur utilisation ne retombe pas sur ces définitions mêmes. Ensuite, l'autre problème qui se pose dans le cadre notamment d'études anthropologiques, mais également historiques, d'histoire du droit, d'anthropologie du droit, les problèmes de l'exposition des résultats de la recherche. Et notamment, justement, comment faire comprendre à un lecteur qui se situe dans l'environnement culturel en général du chercheur les particularités d'une culture juridique en question. Et alors, par rapport à ce point-là, il me semble que justement une approche à partir de définitions stipulatives, une approche à partir de ces définitions, mais non pas utilisées justement comme des critères d'évaluation, mais comme des types idéaux qui permettraient de mesurer les différences qui peuvent exister justement entre un système juridique donné et le système juridique à étude, peut-être d'une grande aide dans la mesure où l'accès du coup aux informations que le chercheur aura pu récolter sera beaucoup plus facile, beaucoup plus évidente, beaucoup plus univoque pour le lecteur. Donc, à partir de cette distinction-là, il me semble que les Whelan n'a pas choisi le bon combat, on va dire, ou qu'il y a apporté une réponse qui, selon moi, n'est pas tout à fait satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante, notamment parce que elle crée, selon moi, plus de confusion que de clarté dans le propos, évidemment. Déjà, en ne permettant pas de distinguer, de bien différencier, en partant justement des trouble cases, le droit, d'autres institutions ont procédé ayant les mêmes fonctions, par exemple la coutume, la morale, la religion, etc. C'est-à-dire que même si ces concepts-là, évidemment, posent problème, je pense qu'il vaut mieux affronter ces problèmes, les faire ressortir et adapter ces concepts au but de la recherche plutôt que de s'en passer complètement et de proposer un concept qui est certes plus englobant, mais du coup beaucoup moins précis. C'est un problème qui se pose également, selon moi, relativement à la distinction entre que tu n'as pas spécialement faite à l'oral, mais que tu as développé dans ton papier, qui est celui de la entre routine law stuff et trouble cases. Et un peu plus loin, tu présentes notamment les trouble cases comme une espèce de manutention ordinaire. Donc autrefois, non. Donc, ces trouble cases, étant donné qu'ils comprennent des situations aussi diverses qu'un simple doute, pour aller jusqu'à la dissolution complète du groupe,
cette distinction en question entre routine law stuff et trouble cases, on viendrait presque à s'effacer en quelque sorte, et à faire justement des trouble cases la routine law stuff justement. Et si la distinction en question recoupe plutôt celle entre paper rules et real rules, encore faut-il avant ça identifier les premières cités, ben, en partant du principe évidemment que en adaptant le terme de paper rules à non, c'est bon. Ensuite, le caractère problématique du concept de droit adopté par les Whelan ressort également, selon moi, lorsque mis en relation avec la notion de groupe, donc dans son fonctionnalisme même. En faisant dépendre la survie du groupe de la résolution des conflits divers et variés qui se présentent en son sein, et en faisant de cette résolution des conflits le job le plus fondamental du droit, de la réussite duquel dépend son existence même, on en arrive à une position qui présente davantage de similitudes avec les positions de Rudolf Stammler, qui fait notamment du droit la forme de la vie sociale, qu'avec celle défendue par Weber. On en vient presque à se demander, mais c'est peut-être mauvaise compréhension, hein, si la notion de groupe ne se confond pas avec celle de droit. Si les pratiques juridiques et les pratiques sociales ne sont pas tout simplement des synonymes. Donc, si Lewin estimait que les définitions stipulatives étaient trop rigides, ces concepts apparaissent bien trop flexibles. Si les limites bien définies que l'on essaye de tracer entre deux concepts évidemment se présentent comme beaucoup plus fluides dans la réalité, il n'en demeure pas moins que c'est à ce prix que l'on tend, selon moi, vers une plus grande univocité, vers une plus grande clarté, et donc on tend, en tout cas, selon une certaine conception, vers une plus grande scientificité du propos. Et voilà à peu près ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Anche per la pena.